studia i tarocchi commette l'errore di avere come fine lo studio dei tarocchi. In realtà i tarocchi, io parlo di tarocchi perché è la materia di cui mi occupo, poi ognuno parlerà della sua. Chi studia i tarocchi in quanto percorso iniziatico, deve avere come fine la scoperta di se stesso. Invece molte volte vedo le persone che iniziano questo studio, dopo un po' di mesi, quando si ritrovano nel loro percorso iniziatico, a dover rispondere alla domanda chi sono, hanno paura, perché l'incontro con noi stessi mette paura, l'incontro con lo specchio mette paura, incontrarci nella nudità emotiva, intellettuale, inconscia, animica, mette paura. E allora, pur di non rispondere a questa domanda, si comincia a danzare sulle materie esoteriche. Allora i tarocchi non vanno bene, quindi passiamo all'astrologia, poi magari pur nemmeno quella andrà bene, quindi ci buttiamo a fare corsi, non lo so, delle tradizioni millenarie asiatiche, ci buttiamo sull'I Ching, poi ce ne ritorneremo qua con le rune, l'abdomanzia e così via. Si prosegue questo tipo di percorso, che è inutile e sterile, perché si nasce, si passa la vita a studiare, si muore studiando, cioè non si arriva mai a questo fine. Io dico sempre, tu studi esoterismo o materie sfuggevoli col fine di essere felice, non col fine di studiare. Lo studio diventa un mezzo, deve essere un mezzo per conoscerti, per rispondere a quella domanda che tanti libri oggi riportano e alla quale vi chiedono di rispondere, chi sono? E questa domanda è importantissima, perché il vero studio dei tarocchi parte dalla consapevolezza che è di determinante importanza percepirci in relazione non al mondo ma a noi stessi, ed è da lì che parte il viaggio più bello che voi possiate fare.